Nuova puntata del TG Amici Animali, ben ritrovati a tutti su Torino e Canavese TV. Apriamo questa edizione con una storia un po' assurda, quella di April, giovane esemplare femmina di American Staffordshire e del suo amico Alex, li vedrete proprio alle mie spalle. Alex se ne è preso cura sottraendola ad una situazione davvero difficile e ora però rischia di perderla. Perché? Perché la giovane che ne vanta la proprietà, pur non avendola trattata bene, pur avendo lei stessa dei problemi, non gliela vuole cedere. E la legge non fa nulla adesso per aiutare April ad avere un futuro felice con Alex. Alex la vorrebbe tenere sempre con sé. Ma lasciamo che sia proprio lui, Alex, che è stato incontrato dal nostro collega Fabio Artesi, a raccontarci questa storia. Io sono Alex Manueddu, sono il ragazzo che ha preso in affido questa bellissima cagnolina che adesso è sdraiata lì. Si chiama April, ha fatto 3 anni il 1º aprile, io l'ho presa circa 6-7 mesi fa. Mi era stato riferito che la cagnolina aveva subito degli abusi, comunque era stata picchiata. Informandomi ho scoperto che questo risaliva a circa quando lei aveva neanche un anno. Ci sono gli articoli di giornale che lo testimoniano e allora io mi sono proposto per prenderla in adozione. Quando l'ho presa, comunque lei non era in buone condizioni. Me la sono curata io a spese mie, è stata operata, comunque adesso sta bene, era sottopeso di 10-12 kg. Si è trovata con il mio cagnolino che anche lui ha 3 anni. Va d'accordo solo con lui, sono diventati inseparabili, l'uno senza l'altro non possono stare. Io l'unica cosa che chiedo è l'adozione dell'animale. Dove hai preso il cane? Il cane l'ho preso presso la pensione Main Staffi di Cumiana, ho firmato lì i moduli per l'affido. Ho chiesto più volte l'adozione e mi è stata negata. Ho presentato poi un'istanza in tribunale col mio avvocato per averne il sequestro dell'animale. L'istanza non è stata neanche presa in considerazione. Ci ho speso tempo, ci ho speso soldi e comunque sono affezionato da morire al cane. Sono milioni di cani che possono essere salvati, sono milioni di cani che stanno male, milioni di cani che hanno subito abusi, quindi io potrei benissimo lasciar perdere tutta questa storia, andare in un canile e prendermene altri due. Ho preso lei, voglio salvare lei e voglio tenere lei. Io non chiedo niente, non chiedo soldi, non voglio rimborsi di alcun tipo, io voglio semplicemente la proprietà del cane. La proprietaria rivuole assolutamente indietro il cane. Purtroppo, cioè fortunatamente io adesso la posso ancora tenere perché lei, essendo in una casa famiglia, non se ne può prendere cura, quindi me ne sto prendendo cura io essendo l'affidatario. Ma dal momento che la ragazza è fuori, comunque autonoma e si può gestire tutto da sola, può tranquillamente benissimo richiedere indietro il cane. Io l'unica cosa che chiedo è l'adozione, la cessione della proprietà dell'animale, non voglio nient'altro. Ed ora andiamo invece al rifugio La Quercia Rossa di Oglianico. Qui la festa di primavera che si è svolta domenica scorsa è stata anche l'occasione per noi di conoscere alcuni dei tanti ospiti in cerca di casa. Una festa bellissima, molto ben riuscita, con tanta gente, tanti nostri adottanti sono venuti a trovarci con i cani, ci ha fatto molto piacere rivederli ed è anche un'occasione per dare
dare visibilità agli ospiti che cercano casa. Perché sono tanti i cani adesso che avete che stanno cercando ma casa. Diciamo che ma sì, diciamo che visto le nostre dimensioni contenute girano in media una ventina di cani che però vanno e vengono, diciamo. Sicuramente in questo momento ne abbiamo almeno una decina in cerca di casa. Noi nelle scorse settimane abbiamo raccontato la storia di Merlino. Sì. Merlino adesso è qui con voi. Ci puoi raccontare qualcosa di più di sì. lui? Allora, Merlino, come un randagio di Palermo, fu accalappiato con una zampa fratturata, una brutta frattura alla zampa anteriore destra. E praticamente purtroppo nel canile di Palermo, che è una struttura notoriamente diciamo alla quale vengono mosse con giusta causa molte critiche, fu fatto un intervento non corretto che provocò al cane dei dolori terribili alla zampa. Su segnalazione di una volontaria con la quale collaboriamo, Angela Verace, e abbiamo fatto salire Merlino e ci siamo interessati per curarlo. È stato operato, dapprima si è fatto un tentativo con un fissatore esterno, poi si è dovuto ricorrere all'inserimento di una placca. Merlino adesso non possiamo ancora definirlo guarito perché ha una serie di controlli, il suo è un caso complesso, però è un cane sereno che appoggia tutte e quattro le zampe. È finalmente sereno, non ha più dolore, un cane buonissimo, un cane che ha un bisogno immenso d'amore. E il suo bisogno di amore è quasi palpabile. Se c'è un cane che ha bisogno di una famiglia, questo è Merlino. Noi speriamo di trovare la persona giusta per lui, una persona che non voglia fargli fare la maratona di New York, che abbia magari un bel giardino dove è un cane che comunque può fare tranquillamente delle passeggiate normali, no? Nel momento in cui sarà perfettamente guarito. Merlino cerca casa e cerchiamo per lui un'adozione splendida, perché lui è splendido. Le cure e le terapie sono state importanti? Le cure sono state importanti, sono state molto pesanti da un punto di vista finanziario. Abbiamo potuto contare sull'aiuto di tutti i nostri, di tutti i sostenitori del rifugio, delle persone che ci seguono tutto l'anno e che, diciamo così, interpelliamo sempre prima di intraprendere qualunque percorso. E devo dire, si sono stati molto molto vicini. Con lui adesso c'è una nuova arrivata? Sì, è arrivata ieri da Avellino Elisa, è un piccolo rifugio seguito da volontarie che conosciamo da anni, che purtroppo ha avuto lo sfratto. Noi volevamo dare una compagna tranquilla a Merlino ed è arrivata Elisa, una cagnolina bellissima, molto dolce. È giovane, avrà circa un anno, già sterilizzata, testata per tutte le malattie mediterranee e anche lei ovviamente cerca casa. Pensiamo che sia un'adozione anche facile perché è veramente bella. Abbiamo due cucciole di 6 mesi, Tina e Pallina. Pallina è dolcissima, molto bella, ma è semplicemente un po' timida. Ma essendo cucciola è facilmente risolvibile, perché se fosse in famiglia con persone che la seguono, che la coccolano e si prendono cura di lei, sicuramente acquista fiducia. E poi abbiamo Tina, che non sappiamo perché non ha ancora trovato casa, è una cucciola bellissima, non riusciamo a capire perché non abbia preso ancora il cuore di qualcuno. Poi c'è Pinky,
Pink è una cagnolina piemontese, perché non prendiamo solo cani del sud, è una cagnolina della zona di Rivalta, mi pare, che ci era stata segnalata perché abbandonata in una carrozzeria. In realtà delle persone l'avevano trovata, la tenevano in questa carrozzeria, poi la carrozzeria stavano chiudendo, non se la sono sentita di tenerlo, non so quale fosse il motivo. Pinky pesa 5-6 kg, è una cagnolina elegante e flessuosa. Questa settimana verrà anche sterilizzata, è microcipata, vaccinata, sanissima, allegra, simpatica, vivace, cerca casa. Poi recentissima, gentilmente messo in mano il guinzaglio a una nostra volontaria nel cortile di nel parcheggio di un supermercato, abbiamo una cucciola veramente magnifica, Mascia a 4 mesi, è una cucciola adorabile, tranquilla, le piace stare in braccio e speriamo che anche lei trovi una bella famiglia. Ieri con Elisa sono arrivati anche un volpino balto di 6-7 anni, molto socializzato e ben educato, ed Elvis, un mix Yorkshire, sui 7-8 kg, molto simpatico e affettuoso, ha solo 7-8 mesi, è un cucciolo anche lui e speriamo di sistemarli presto, essendo taglie piccole. Poi abbiamo i nostri due storici, io cerco sempre di spendere una parola per loro, Blacky e Stella, che assolutamente devono essere adottati in coppia. Sono due, una Blacky è un cane stupendo, nero, di taglia media, probabilmente incrociato con un alano, ma non è così grande, sui 25 kg. Stella è un cane siciliano che ha visto di tutto e di più, anche delle cicatrici sul muso, molto carina, però sono due cani timidi, cerchiamo per loro delle persone con il cuore grande, che non vogliono un cane che corra incontro subito a fare le feste, ma abbiano la pazienza di aspettare i loro tempi. Lo dico per esperienza personale, avendo avuto adottato nella mia vita cani paurosi, che il cane timoroso è quello che dà maggior affetto, perché si lega tantissimo alla persona. Se qualcuno volesse venire a conoscere Blacky e Stella, che abbia a disposizione un giardino, insomma, noi saremo tanto felici per loro, perché è da tanto che sono con noi. Ed ora vediamo insieme qualche appuntamento. Intanto vi ricordo a Torino la manifestazione nazionale No agli zoo, no alla svendita del patrimonio pubblico. Sabato 27 di maggio alle 14 il raduno a Porta Susa. Il corteo parte alle 15 da Porta Susa e arriverà fino al Parco Michelotti. Poi il primo raduno dei cani meticci e cani adottati in canile a Barbania presso la Casa del Cane Vagabondo, rifugio per gli animali, domenica 28 di maggio. La Casa del Cane Vagabondo si trova in località Inglesia, in Cascina del Maglio 1. L'appuntamento è a iniziare dalle 15. Sempre domenica 28 di maggio ci sarà l'inaugurazione della nuova sede del Centro Cinofilo Molla l'Osso. La nuova sede si trova in strada Case Peretti a San Ponso. Inaugurazione prevista per le 10:30 del mattino. E poi una bella iniziativa che si terrà a giugno, ci sarà l'elezione di Miss e Mister Vegan presso il Giardino del Sole. Naturalmente sarà tutto vegan. Il Giardino del Sole si trova a Borgo Franco in via 25 aprile 58, in pratica la strada per Nomaglio. Un bel appuntamento con l'elezione di Miss e Mister Vegan e poi anche musica e buffet. Vi ricordo anche la nostra app, dove trovate una sezione interamente dedicata al TG Amici Animali. Basta cercare Torino e Canavese TV, potete scaricarla gratuitamente e quindi averla sempre a disposizione sul vostro cellulare. C'è una sezione dedicata al nostro TG dove trovate le notizie e poi una sottosezione nella quale potete trovare anche gli appelli, i persi, i trovati, le segnalazioni, e potete anche inviarcele tramite app, semplicemente inviare a noi foto oppure filmati o anche le locandine magari dei vostri eventi. È davvero tutto, buona giornata.